Veramente prezioso, di presentare una nobile rivista di tanta tradizione culturale italiana, per lungo tempo diretta da un noto e rispettabile intellettuale Giuseppe Vedovato ed attualmente diretta dalla altrettanto illustre docente Maria Grazia Piacionni, che sta dando un respiro ampiamente internazionale, come nel costume della rivista, in un momento in cui l'aspetto internazionale delle nostre vicende assume un'evidenza clamorosa. Viviamo nel momento internazionale. Io darò la parola alla professoressa Piacionni per l'illustrazione della rivista, con questo ultimo numero appena uscito. Poi parlerà l'ambasciatore Giorgio Bosco, che illustrerà i contenuti della rivista, e poi io, che sono presente in questa bella rivista con un saggio sulla economia e democrazia. Buon ascolto e do la parola alla professoressa Piacionni. Voce, grazie. Sì, sono un po' di voce. Particolarmente contenta di ad un pubblico che non conosco e che non la conosce, probabilmente un pubblico che viene da orizzonti culturali diversi, quindi non soltanto un pubblico di specialisti della materia. Questa è una rivista un po' particolare, devo dire, intanto per la sua longevità, perché l'anno scorso abbiamo festeggiato gli 80 anni della rivista di studi politici internazionali, che non è di tante riviste, anzi direi che è di molto poche, perché in genere le vicende personali di coloro che le tengono in mano ne segna un po' il destino normalmente. E ci sono riviste forse più longeve, ad esempio la Nuova Antologia, però la Nuova Antologia ha attraversato fasi diverse della sua identità, proprio in funzione del succedersi per limiti di età di diverse personalità. Mentre la rivista Studi Politici, grazie alla longevità di colui che ne ha accompagnato l'esistenza fin dal suo sorgere, Giuseppe Vedovato, professore senatore Giuseppe Vedovato, ha conservato sostanzialmente la sua identità. E chi ne ha raccolto l'eredità, essendo stata la sua allieva, ovviamente, pur con degli aggiornamenti e dei ringiovanimenti necessari, aderisce sostanzialmente alla stessa linea di pensiero, agli stessi obiettivi scientifici. È una rivista che ha una nascita anche illustre. Quando viene fondata? Viene fondata nel 1934 e viene fondata per un'ispirazione che cade dall'alto. I fondatori sono quattro personaggi, quattro abbastanza vicini al regime, perché sono tutti fiorentini. A Firenze esisteva già il Regio Istituto Cesare Alfieri, che è un po' il precursore delle facoltà di scienze politiche in Italia, e nasce appunto nello studio fiorentino di politica estera del Regio Cesare Alfieri, dove questi personaggi insegnavano. Uno era Jacopo Mazzei, un professore di politica economica molto illustre, un altro era un diplomatico, l'ambasciatore Emilio Giannini, poi c'era un senatore del Regno, non so dire il nome, e poi anche Giacinto Bosco, un internazionalista molto giovane all'epoca. Qual è l'ispirazione che viene dall'alto? L'Italia è alla vigilia. L'Europa sta entrando in una fase di potere e quindi si annuncia un periodo di revisionismo degli equilibri stabiliti al termine della guerra. E Mussolini intende realizzare aspirazioni e comunque dare all'Italia una nuova. Quindi l'idea è che si debba fare formazione
su questo terreno. Fare formazione significa creare degli strumenti di questa formazione, e allora partono due iniziative. Da un lato viene creato a Milano e affidato ad Alberto Pirelli il compito di metterlo in atto l'Istituto di Studi Politici Internazionali, l'ISPI, che vive tutto ora. E a Firenze nasce appunto questa rivista, che ha il compito di seguire gli eventi internazionali, far fare articoli approfonditi che illustrino anche i precedenti di queste situazioni internazionali, e quindi la rivista è orientata proprio sullo studio degli avvenimenti che hanno un qualche riferimento con le problematiche politiche del presente, fin dall'inizio, cioè segue quelli che oggi si chiamano i current affairs. Diciamo anche che il periodo fra le due guerre, da noi come anche altrove, è un periodo molto interessante, perché sorgono molte testate in tutti i campi, anche in campo letterario, in campo politico. È un momento molto dinamico per la storia della pubblicistica. E in un certo senso la rivista dei studi politici, con queste sue caratteristiche, continua quella che era stata la tradizione in Francia delle Europe Nouvelle, quella bellissima rivista creata da Louis Weiss nel 1918, che però nel 1934 cessa le pubblicazioni, ma che ha un po' gli stessi caratteri, cioè pubblicare articoli sugli affari correnti, pubblicare documentazione ufficiale. Allora non esisteva internet naturalmente, e quindi i documenti così giacevano negli archivi o sui tavoli dei decisori, quindi si trattava di riuscire ad averli e di pubblicarli, di farli conoscere. La rivista continua così anche durante la guerra. Durante la guerra, anziché quattro numeri, ne sono stati fatti due, per ragioni evidenti, riepilogativi, accorpando due fascicoli in uno. E chi la tiene in mano è fin dall'inizio Giuseppe Vedovato, che era un giovane che veniva dal sud, che aveva studiato a Cesare Alfieri, al quale questi professori trovano un impieguccio nella società dei telefoni perché potesse poi fare il redattore con la rivista, come succede un po' nel mondo universitario quando si fanno le cose con niente, no? Quando si facevano soprattutto le cose con niente. E Vedovato tiene in mano, pace, brillante, tiene in mano questa rivista fino alla fine, fino al 43. Nel 43, quella situazione di disordine, di incertezza che si verifica, lui ne prende la direzione, che prima era tenuta in mano dai grandi, no? Ne prende in mano la direzione, cioè decide di farla continuare a vivere, e ne acquista anche la testata. E da allora ne fa anche lo strumento della sua personale azione politica, perché interpolitica, sia in Italia che in campo europeo. Devo dire che questa rivista pubblica articoli sulla Unione Europea, sull'idea di Europa, sull'idea di integrazione europea, fin dagli anni della guerra. Non è la sola voce che discute, perché durante la guerra tutti parlano di idee europee, ma questo è un altro discorso, non vale qui, non è il caso di entrare. E quindi la rivista si caratterizza negli anni successivi proprio per l'attività europea ed internazionale di Vedovato. Vedovato nell'università diventa professore ordinario, prima di diritto internazionale, poi di istituzioni, storia e istituzioni dei paesi afroasiatici, poi di storia dei trattati e politica internazionale. E oltre all'insegnamento di queste materie, è un personaggio che viaggia moltissimo. È incaricato di missioni dal Ministero degli Esteri, in Africa soprattutto, e frequenta sia gli ambienti internazionali della NATO, ad esempio, che
europei, i primi, ad esempio il Consiglio d'Europa, dove diventerà poi il Presidente. E questo significa che questo aiuta l'internazionalizzazione della rivista, perché ha contatti con tutti questi ambienti, riceve articoli, la rivista diventa subito multilingue e ospita contributi che vengono da diversi orizzonti. Quindi è una rivista di politica internazionale che non riflette. Questa è una cosa per cui ancora, anche oggi è molto apprezzata, ad esempio negli Stati Uniti, dove hanno delle bellissime riviste di politica internazionale, che però trattano tutte le questioni da un punto di vista americano. Mentre per questa molteplicità dei contributi, la nostra rivista offre angolature diverse. Rapporto simbiotico fra lui e le istituzioni politiche internazionali. Io devo dire che il mio primo articolo, subito dopo la laurea, l'ho pubblicato su questa rivista, sulla politica estera nel 1920-21. E poi ho collaborato molto, sia come con articoli, con recensioni, eccetera. Ma nessuno di noi sapeva quale sarebbe stato il destino di questa rivista. E molte persone intorno a Vedovato desideravano poter prendere in mano. E lui era molto orientato a chiuderla. Nel 2006, nel 2005, quindi era dell'11, quindi quanti anni aveva? Aveva 89, 94 anni. La rivista però cominciava a pesargli anche perché stavano succedendo tante cose, c'era internet, la documentazione adesso era particolarmente diffusa su internet, insomma la rivista aveva bisogno di mettersi al passo con la situazione. E quindi lui riflette molto su che fare, perché lui disse: se la prendi tu, se no la chiudo. Io naturalmente ho dovuto rifletterci un po', perché mi rendevo conto che sarebbe stato un impegno. Però mi dispiaceva che la rivista chiudesse da tempo, dopo una storia così importante, così positiva. E quindi ho accettato questo incarico. Ho accettato questo incarico, però mi sono liberata di tutte le incombenze che invece Vedovato aveva assunto su di sé, cioè tutta la parte commerciale ad esempio, no? Ho preferito concentrarmi sulla parte scientifica, anche perché c'era bisogno appunto di operare questo cambiamento. Vedovato è rimasto per alcuni anni fino alla sua morte come direttore emerito e quindi è stato anche delicato, devo dire, fargli accettare questi cambiamenti. Il primo cambiamento era quello della copertina. La rivista aveva una bellissima copertina anni 30, però se si voleva portare la rivista nelle librerie, se non anche nelle edicole, bisognava tener conto del fatto che i libri oggi hanno delle copertine molto, molto colorate, molto, molto accattivanti, molto accaparranti. E la rivista sarebbe stata ignorata accanto a queste altre accaparranti facciate, no?
il data byte della rivista vive nei suoi allenamenti, essendo indipendente, perché questo è un punto che vorrei sottolineare. Questa è una rivista indipendente, che vive dei suoi abbonamenti e che, pur desiderando essere vicina alle istituzioni, per essere anche una voce alla quale le istituzioni, se vogliono, possono fare riferimento, una voce dal punto di vista concettuale, per la qualità dei contenuti che la rivista ospita, è degno di esserlo, e lo è. La rivista ha molti abbonamenti all'estero e sono presso istituti di ricerca, istituzioni tipo ministeri degli esteri e enti di questo genere, deve essere vicino alle istituzioni. Quindi bisognava cambiare la copertina. Era una bellissima, tutti eravamo affezionati, in particolare vedevate. Allora questo è avvenuto in due tappe. Prima c'è stato un semplice restyling della vecchia copertina che l'ha illeggiadrita e alleggerita un pochino. E poi dopo aver per la verità anche essermi affidata ad un grafico milanese molto bravo che mi fece delle cose, però che non aveva capito il concetto, mi fece dei progetti che sostanzialmente riprendevano certi stilemi degli anni 30 ed era qualcosa di graficamente interessante, sì, ma che non aveva lo scopo che secondo me doveva avere la copertina di questa rivista, cioè quella di introdurre ai suoi contenuti. Erano delle immagini belle di per sé, ma non comunicative e non. Quindi abbandonate quelle, un giovane architetto di origine vietnamita, faceva il barista della mia facoltà e che avevo conosciuto lì, faceva il barista perché come architetto non riusciva a vivere, ma avevo capito che era un giovane capace, che disegnava molto bene. E allora gli ho potuto spiegare quello che desideravo e lui mi ha fatto una copertina che a me è piaciuta perché raggiunge questo scopo. È semplice, chiara e è piaciuta in fondo anche a Vedovato, per cui non gli ho dato nessun dispiacere. E la rivista si è sviluppata anche perché lavorando con internet, l'internazionalizzazione è aumentata, si è dotata poi di tutti gli strumenti di cui aveva bisogno per essere riconosciuta dagli enti di valutazione, non solo dal punto di vista del corredo degli articoli, che adesso hanno gli abstract in varie lingue, le parole chiave per la registrazione, per la ricerca informatica, ma ha anche il referaggio degli articoli, ha anche è anche sottoposto appunto alla valutazione delle agenzie di rating. Insomma, si è dotata di tutti quegli strumenti di cui oggi una rivista è riuscita. Continua a vivere felicemente perché è una rivista rispettata e si trova nelle grandi biblioteche del mondo, è alla Library of Congress, è la rivista alla New York Library, è a Cambridge, Oxford, è nelle grandi biblioteche, e adesso anche in due banche dati gestite negli Stati Uniti, gestore. Gestor l'ha digitalizzata da un po' di tempo, quindi c'è uno strumento di lavoro molto interessante perché si possono reperire tutti i documenti che via via nel tempo sono stati elaborati, si possono fare delle parole chiave delle indagini in un arco temporale molto ampio. E queste sono operazioni molto complesse con EBSCO, soprattutto il primo, ho negoziato per un anno prima di riuscire, perché poi tra l'altro questo intralciava un po' il lavoro dell'editore, no? E gli abbonamenti, quindi bisognava anche
consentendo a questi di gestire le richieste online, in un certo senso, quindi posso un embargo di alcuni anni proprio per non danneggiare l'editore negli abbonamenti. E poi l'ultima novità è il sito, che abbiamo finalmente completato e che sarà pubblicato credo nei prossimi giorni proprio, dove si trovano tutte le informazioni e tutte le notizie anche relative agli eventi che la rivista di tanto in tanto organizza, e che ha un indirizzo molto semplice, www.rspi.it, che consiglio di cliccare a partire magari dalla settimana prossima. Non mi sente? No, è molto difficile. Allora niente. Niente. Poco, perché siamo alla terra. Soprattutto quando ci sono i rumori. Non allora, il microfono. Scusi, io poi sono abbastanza sordo. E allora? Posso offrire questo se le riesce a parlare? È fondamentale, direi. Ah, è carino. Tutto, è tutto il microfono che ho. Saltare un po' tutti, no? È meglio così. Parla più forte. Io però non vorrei rubare spazio anche ai miei colleghi, che adesso è quasi il turno loro, quindi direi piuttosto. Insomma, io vi invito ad andare a guardare il sito. L'indirizzo è www.rspi.it. Lì trovate una home page che vi mostra intanto la copertina del fascicolo. Adesso appena esce questo sito, appena viene pubblicato, contiene il materiale relativo ad un fascicolo molto bello che abbiamo fatto sulla posizione della Russia fra Europa e Asia. È un fascicolo passato, non è l'ultimo. Questo galabrone che gira sopra la testa, che è tremendo. Lo so, ci sono i tifosi. Ma è quello sul quale abbiamo lavorato durante la preparazione del sito, che è durata molti mesi, e quindi lo lasciamo per un paio di mesi perché è molto bello. Il sito è in italiano e in inglese, cioè tutte le rubriche sono duplicate nelle due lingue. Poi, a partire dalla fine dell'anno, metteremo sempre l'ultimo fascicolo. E quindi lo aggiorneremo a mano che si succedono i fascicoli. Allora, diciamo, c'è questa prima pagina in cui c'è questo fascicolo, e ci sono poi le icone che rinviano alle varie voci. Direttore, consiglio scientifico, ci sono i profili, come vedete c'è un consiglio scientifico bellissimo, internazionale, con persone di altissima qualità. Poi ci sono tante altre cose, c'è la storia della rivista, ci sono i suoi gli obiettivi scientifici che persegue, c'è la dichiarazione etica con la quale la rivista si impegna a determinati comportamenti, non pubblica articoli che siano già stati pubblicati o destinati ad essere pubblicati altrove, non pubblica articoli che non siano stati rivisti, che non siano stati revisionati da più persone, questo per garantirne il contenuto, la validità del contenuto. E insomma, c'è una serie di impegni che la rivista assume nei confronti del pubblico. Poi c'è la notizia degli eventi, ci sono delle immagini, delle fotografie. Ah, una cosa carina che io ho introdotto in questa rivista e che devo dire allora non c'era sulle riviste di questo genere, e non dico che Foreign Affairs mi abbia copiato, però devo dire che Foreign Affairs è venuto dopo a mettere i disegni, non so da dove li ha copiati. Questi sono molto belli, questi di questo numero poi mi piacciono molto perché sono i ritratti di alcune donne che erano delegate alla Società della Nazione. Ma quello che è bello è che sono disegni politici di alta qualità anche come disegni, perché era un pittore svizzero
Bravo, che era stato incaricato nel periodo tra le due guerre di ritrarre a Ginevra tutti coloro che passavano di lì, ed erano moltissimi politici, diplomatici che passavano da Ginevra, ovviamente, no? E grazie alla Fondazione Jean Monnet, di cui faccio parte, ho avuto la possibilità di riprodurre questi disegni, e questi adesso magari facciamo circolare questa copia un momento, sono di particolare qualità. Bene, io passo questo megafono, non microfono, ma megafono, all'ambasciatore Giorgio Bosco, che come me ha collaborato alla rivista da tanti anni e che adesso è una delle persone che più mi aiutano a portarla avanti, e il quale vi parlerà un po' della materia trattata dalla rivista, no? Di questi anni. Bene, vi ringrazio per essere qui e per la vostra presenza. Giorgio. Ma io provo a farne a meno di questo, spero che... Ditelo subito però, se non sentite. Intanto devo dire che ho accolto con molto piacere l'invito degli amici, professoressa Melchiorre, professor Zaccà, di venire qui a parlare della rivista, che si può dire che ha accompagnato tutta la mia vita professionale. E infatti dopo aver preso la laurea in legge e dovendo preparare il concorso per il Ministero degli Esteri, ho cominciato a vedere quali fossero le pubblicazioni adatte allo scopo, perché alla facoltà di legge si studiano tutte le materie giuridiche e il diritto internazionale è solo una di queste. E immediatamente fra queste riviste non ho potuto fare a meno di scoprire la rivista di studi politici internazionali, che dal nostro punto di vista... Dal nostro punto di vista, di noi diplomatici, ha questo grande pregio, che è una rivista sempre aperta ai diplomatici. Tant'è vero che appunto uno dei primi articoli che mi impressionarono a metà degli anni 50, mentre preparavo il concorso, era dell'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, che allora era giovane segretario di legazione, dedicato ai vari ordinamenti del Ministero degli Esteri dai tempi dell'unificazione del Regno fino ai giorni in cui lui scriveva. E era lungo, era molto scritto molto bene, tanto che uscì in due puntate, non in un solo numero, ma in due numeri. Passarono gli anni e poi ho avuto anch'io il privilegio di poter collaborare con qualche articolo alla rivista, ed ho avuto anche così modo di apprezzare la sua grande apertura, nonostante il titolo Rivista di Studi Politici Internazionali, la sua apertura anche ad altre discipline. Infatti io non sono uno studioso di politica estera o di scienze politiche, la mia specialità è il diritto internazionale, che ho anche insegnato all'università e altrove. E nonostante ciò, alcuni miei articoli sono stati ospitati dal carissimo allora il professor Bedovato. Ricordo uno, per esempio, all'indomani della caduta del muro di Berlino, scrissi un articolo proprio sullo statuto giuridico di Berlino, come era stato in tutti gli anni della divisione in due della Germania e come stava per scomparire, perché ormai Berlino diventava la capitale della Germania. Poi ne ho scritto un altro sulla controversia fra Cina e Birmania, e uno ricordo che fu molto apprezzato sulla Corte Penale Internazionale,
un altro ancora sulla controversia giuridica fra Sudan del Nord e le caratteristiche la sua apertura e la sua interdisciplinarietà. Quanto riguarda la struttura della rivista, comincerò col dire che io sono un po' conservatore, perché in Italia ci sia rimasto ben poco da conservare ormai. E quindi all'inizio la nuova copertina non mi aveva talmente entusiasmato, avrei preferito che fosse rimasta sempre quella, ma poi ho dovuto capire anch'io che i tempi cambiano. Tempora mutantur et nos mutamur in illis, quindi adesso questa copertina comincia a piacermi anche a me, e del resto ha mantenuto la sua caratteristica principale, il colore verde. Tant'è che fra gli addetti ai lavori, diciamo così, per brevità non si citava la rivista di studi politici internazionali, che è un titolo un po' lungo. Dove hai letto questo? L'ho letto sulla rivista verde di Vedovato, si diceva semplicemente così, la rivista verde di Vedovato. E un'altra novità appunto è quella che adesso si pubblicano articoli non solo in italiano ma anche in altre lingue come il francese, lo spagnolo. E tutti vengono accompagnati da un riassunto. Questo riassunto è veramente utile. Il riassunto poi è sempre in tre lingue, e quindi consente ai lettori di tutto il mondo di avere un'idea appunto di quale è il contenuto. Sì, sto alla conferenza, mi parla dentro, non posso parlare. Noi siamo qui, ma stiamo andando. Poi, dopo gli articoli, viene una parte, la parte documentaria, che riproduce documenti importanti per le relazioni internazionali. Ad esempio, nell'ultimo numero c'è il testo delle dichiarazioni dell'ultima conferenza stampa di Putin, che per la rivista è stato un vero successo che ha pubblicato questo, perché quello che ha detto Putin in questa conferenza stampa. Un po' di roba, sì. Poi, pensa a te. Nella documentazione iconografica ha già parlato la professoressa Vecchioni, ma frontespizio. Da dire. Sì. È stato diverso dagli altri, e perché ha pubblicato stiamo uscendo perché andiamo a un'altra conferenza che c'è fino alle 9:30 di quegli anni appunto, quindi, della società delle nazioni. Ma nei numeri precedenti sono state poi ti faccio sapere le caricature di questi personaggi che animavano questo ambiente ginevrino. Brian Stresemann, tutti i protagonisti proprio della Società delle Nazioni. E anche questa è stata un'idea eccellente. E una cosa poi veramente utile a tutti i lettori, oltre agli articoli, ai documenti, eccetera, è la rubrica chiamata Trimestre Internazionale. E lì, in ordine cronologico, la dottoressa Laura, qui presente, con pazienza certosina, mette tutti gli eventi importanti che si sono succeduti nel trimestre al quale la rivista si riferisce. Ecco, per esempio, qualcuno potrebbe ricordarsi a memoria
perché Obama ha deciso di riprendere relazioni diplomatiche con Cuba, però dice, e quando è stato esattamente? Non se lo ricorda. Allora va lì e sul trimestre internazionale lo trova, che è stato il primo inizio anche questo è bellissimo. Dopo il trimestre internazionale seguono le recensioni. Le recensioni sono pure una cosa molto utile, perché non si può leggere tutto, e lì in un breve spazio, perché appunto la direttrice giustamente si raccomanda che le recensioni non assumano lo spazio di un articolo, che siano una pagina e mezza, massimo due, opere importanti che magari uno non avrebbe il tempo né di trovare né di leggere sono recensite lì, e noi pure, Maria Grazia e io, non abbiamo disdegnato di scrivere delle recensioni, anzi tu sei stata così gentile da recensire il mio libro di memorie qualche numero fa. Ed infine l'ultima pagina è intitolata Libri ricevuti. Lì ci sono i titoli dei libri che sono stati inviati alla rivista e che potranno pure essere recensiti in futuro, ma intanto se ne dà notizia in questa pagina. Degnamente accanto a tutti.